Oggi disegniamo cancellando. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì, avete capito bene, oggi disegniamo cancellando. In realtà si chiama disegno in negativo, cioè apporre una grande quantità di graffite o di carboncino sul foglio e poi rimuoverla ad arte creando dei soggetti da noi preferiti. Bene, faremo proprio questo e useremo la mia fedelissima gomma elettrica per farlo, unico accessorio veramente interessante per rendere questa tecnica degna di essere chiamata una tecnica di belle arti. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come disegnare in negativo. Occorrente per disegno in negativo è la fusaggine dei bastoncini di legno di vite bruciati, il carboncino per intenderci, quello vero che io ancora non ho avuto il coraggio di tirar fuori dalla busta, perché con questo, ragazzi, si fa veramente un macello. Dello scotch carta, un fissativo per polveri, quindi per carboncino pastello io userò la lacca per capelli, una gomma elettrica e relativi gommini. È un foglio di carta ruvido semiruvido, io ne sto usando uno per acquerello, è veramente un foglio che sto tra l'altro riciclando, guardate, perché avevo fatto dei pasticci sopra per un esempio su di un video e quindi mi scocciava buttarlo perché è carta di qualità, è una carta da acquerello della Fabriano e la utilizzo per questo lavoro perché ha la giusta ruvidità ed ha anche un bello spessore che reggerà la veemenza della gomma elettrica. Cominciamo subito. Come prima cosa assicuriamo il nostro foglio sul nostro supporto. A questo punto prendiamo un bastoncino di fusaggine, eccolo qua. E come vedete basta sfiorarlo per sporcarsi, quindi molta attenzione. Con questo sporchiamo tutto il nostro supporto cartaceo. Se volete potete farlo anche con le dita, io sinceramente no, perché devo fare altri video e se no mi rimarrebbero le mani nere per almeno 3 giorni. Prendo un tovagliolino di carta, lo avvolgo al dito e con movimenti rotatori spargo la polvere e la sfumo su tutto il supporto. Tra l'altro il movimento rotatorio del dito darà una bellissima texture movimentata appunto al fondo. L'importante è che la fusaggine entri in ogni micro buco della carta ruvida. Ok, arrivati al grado di nero che desideriamo, non vi venga in mente di fare così. No, 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 una bella soffiata. Come quella del lupo davanti alla casetta di Tre Porcellini, per intenderci. Adesso cominciamo e invece della matita per disegnare usiamo la gomma elettrica. Scegliamo una fantasia, io farò adesso un ramage di foglie, voi scegliete quello che volete e tiriamo via in negativo, in pratica, anzi in positivo, le nostre forme. Cominciamo a delineare le nostre foglie. Farò una serie di foglie di palma. Non potrò essere precisa perché non ho il disegno, vado direttamente con la gomma. Allora do una prima foglia trasversale in alto e comincio a delinearne così in maniera abbastanza sommaria le foglie. Cerco di occupare gli spazi in maniera giusta ma senza preoccuparmi troppo né della forma né degli spessori che poi sistemerò in un secondo tempo. Adesso come vedete continuo a fare le foglie uno dietro l'altra curandomi soltanto che la composizione sia garbata e abbastanza fitta. Non mi preoccupo di arrivare al bianco assoluto, di questo poi mi occuperò in un secondo momento perché anche nel bianco ci sono diverse gradazioni che vorrò sfruttare.
Bene, continuo così a delineare tutte le foglie. Arrivati a questo punto, il più è fatto. Ci sono però delle cose che voglio sistemare. Per esempio, questa parte di fogliame qua non è che mi piaccia tantissimo, anche perché la gomma è difficilotta da dominare. Se non la poggiate troppo, tende ad andare un po' dove le pare, diciamo che prende il sopravvento sulla mano. Quindi, prima di attendere a un lavoro di questo genere, state un pochettino attenti, allenatevi. Adesso riprendo per tirare fuori dei bianchi e dare le sottigliezze maggiori. Cosa vi consiglio di fare? Innanzitutto di pulire bene la gomma, così, lasciandola andare un po' su una superficie pulita, e poi di crearvi un po' la punta alla gomma. E quindi come la farete? Lasciando andare la gomma su una superficie messa in senso obliquo. Vedete? Ho fatto la punta. Adesso piano piano vado a riprendere tutte le mie forme, a definirle maggiormente, e non mi preoccupo se tiro via erroneamente qualche cosa con la mano, perché anche come avrete visto in fase di lavoro, se tiro via vado a raggiungere semplicemente passando la fusaggine. Vedete? Stessa cosa, se faccio degli spessori bianchi troppo spessi, appunto, troppo evidenti, non mi preoccupo, perché tanto dopo potrò andare a rimpicciolire i miei spessori con un colpetto di fusaggine, per intenderci. Vedete, questa non è una bella punta finale per una palma, ma poco importa, perché poi con la fusaggine posso tranquillamente stringerne la punta, ok? E non si vedrà più di tanto. Quindi, piano piano, senza paura, con tono abbastanza certo, però nello stesso tempo anche con molta attenzione. Adesso guardate cosa faccio. Vedete qui queste sfrangiature? Le rendo belle nette, tiro fuori il bianco e con la fusaggine, per esempio, rimpicciolisco l'attaccatura al gambo. E quindi riprendo tutte le mie forme piano piano e tiro fuori maggiormente i bianchi. E voilà, come vedete è molto più ben mossa e più bianca nei punti in cui voglio che sia in luce. Se la gomma ogni tanto scappa, poi riprendiamola immediatamente. Ok, diciamo che è pronto. Una bella soffiatina. Se ci sono punti insoluti, che significa insoluti? In questo ghirigoro di foglie ci saranno dei punti in cui non capirete che giro facciano le foglie, e allora ripercorrete il giro, e se ci sono parti dove non si capisce l'andamento del fogliame, rivedete un po' la situation. Per esempio, io qui necessito di un triangolino, che va bene, questa va qui, ma questa deve entrare. Perfetto. Ok, io so da dove vengono tutte le foglie e dove vanno, e già questa è una conquista per l'umanità. Dopodiché, prima di toglierlo dal supporto fisso, quindi spolvero via tutto quello che c'è da spolverare, tiro via il nero dove voglio che venga fuori maggiore bianco. Benissimo, fatti gli ultimi aggiustamenti, vado di lacca. Bella abbondante, eh? Lasciamo
non intossicatevi, lasciamo asciugare e settare perfettamente il tutto. Non vi preoccupate se ci sono dei puntini di gomma qua e là, poi li toglierete successivamente e poi andiamo a rimuovere il nostro disegno dal supporto. Ok, siamo pronti per rimuovere il tutto. Ed ecco qua il bellissimo effetto del mio disegno in negativo, in cui ho tolto anziché mettere. Ancora il mio foglio è bagnato, quindi sta imbarcandosi, vabbè, non importa, poi lo risistemerò. E questo è un altro esempio che ho fatto ieri copiandolo da un soggetto su internet. Bene, uno o due, questo il nostro lavoro però di oggi che abbiamo fatto assieme. Penso sia bello, così semplice anche da incorniciare, farne tanti e metterli uno vicino all'altro danno molto l'idea della stampa, però sono disegnati al contrario. Ora vi lascio alle foto, che verranno anche più belle perché qui la luce bianca passa sulla superficie e sbiadisce un pochettino quello che vedete. I contrasti in realtà sono molto molto forti e belli, quindi cercherò di renderveli bene in foto per come sono in autenticità, e noi ci vediamo subito dopo per le conclusioni. Ciao! Facile, certo, disegnare a mano libera senza traccia di fondo è un pochettino più complesso, ma come avete potuto vedere si può tranquillamente tornare indietro apponendo nuovo quantitativo di graffite o di carboncino, come nel mio caso. Nell'info box vi lascio tutti i link dei materiali che ho usato per creare questo video, dalla gomma elettrica, quella della Derwent è veramente veramente ottima, non mi ha mai lasciato a piedi, come si suol dire, mentre devo dire che quella di Banggood è buona, però il numero di giri è leggermente differente e si nota per questo tipo di disegni. Per cancellare le cose comuni no, ma se io devo disegnare con la gomma, una bella gomma sostenuta aiuta sicuramente, e quella della Derwent è molto molto buona. Vi metterò anche suggerimenti per le carte adatte, perché non tutte le carte sono adatte, perché alcune sfrangiano col passare della gomma pane, e ovviamente se trovo la fusaggine. Per qualcuno di voi che non la conoscesse, vi metto i link anche su dove acquistare fusaggine e via discorrendo. Questo è un modo alternativo di disegnare, si possono creare veramente delle belle immagini. Io mi sono data al fogliame in questo periodo, però anche perché è molto veloce da fare, dico la verità, ma si possono comunque anche creare dei disegni ben più strutturati. Provateci e poi ditemi cosa ne pensate. Se questo video vi è piaciuto, cancellatemi, anzi no, disegnatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e soprattutto venitemi a trovare sui miei altri canali, dove propongo altri contenuti che spero per voi possano essere interessanti. Due Cuori e Una Cappa è il mio canale di cucina, che tengo attivo anche grazie all'aiuto del mio maritino Gabriele, e Ombretta, il mio canale più personale, dove vi do consigli sulla vita di tutti i giorni. E poi, se volete fare felice anche un piccolo Ometto che al di là della telecamera sbraccia e mi dice anche io, e allora Enzino vi aspetta tutti su Poti Toys, il canale di giocattoli che lui ha insieme al suo papà. Bene, questi tutti gli appuntamenti, ma non dimenticate il più importante, sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta!